ragazzi e benvenuti qua sul nostro canale. Allora, oggi qua sul mio canale, dato che l'ho intitolato la rubrica di Francesca, quindi parleremo sempre sul paranormale, di fantasmi, di spiriti, di poltergeist, di tutto quel che riguarda il paranormale. Allora, sono andata a scaricare oggi su internet, stamattina su internet, questo racconto che si intitola Allucinazioni e fantasmi nella notte, il mistero delle paralisi del sonno. Ok, vi è mai capitato di sognare oppure di starvene nel letto sul dormiveglia? E sentire che qualcosa, un'energia soprannaturale vi tenga legati. Oppure durante il sonno non vi fa dormire perché appunto vedete questa ombra, questa una forte energia che vi tiene cercandovi appunto di bloccarvi tutto il corpo. Ecco, ebbene sì, anche a me succede. 5-6 anni fa succedeva spesso, adesso un po' di meno, perché ovviamente poi facendo alcune pratiche, alcuni esercizi, si sblocca tutto questa cosa qua. Allora, andiamo a leggere cosa succede durante queste appunto allucinazioni e fantasmi nella notte. Mistero, va. Allora, questo è un racconto anche successo nella realtà. Comunque iniziamo a leggerlo. Prima che mi dimentico, iscrivetevi al canale, attivate la campanella a fianco dove c'è il loghetto, no? L'attivate per essere sempre aggiornati in qualsiasi momento. E iscrivetevi, seguitemi anche su Instagram e su Facebook. Commentate se volete commentare, dite un vostro parere, anche una vostra esperienza, quello che vi è successo in questo racconto che vi sto raccontando adesso. Ok, ci si sveglia nel cuore nella notte e nel bel mezzo di un sogno con il cuore a mille. Ma come congelati, incapaci di muovere un muscolo. A volte si hanno terribili allucinazioni, si vedono fantasmi, ombre o mostri. Possono essere esperienze davvero sconvolgenti e la tentazione di cercare una spiegazione sovrannaturale e forte. A descrivere con la Ad Chronos Salute un fenomeno ancora misterioso come la paralisi del sonno e Baland Jaland. Neuroscienziato dall'University in California a San Diego che studia le paralisi del sonno nel 2010 in base alle ricerche possono stimare che il 10 e il 20% della popolazione sperimenti questo fenomeno nel corso della vita e nel 35% dei casi delle allucinazioni vede ombre, fantasmi o esseri mostruosi. Ecco, una settimana fa, ragazzi, ho avuto questa esperienza appunto paralisi del sonno. E ero sul dormiveglia e mi sento appunto bloccata qua nel petto, come se io mi volessi alzare e qualcosa mi teneva giù bloccata. Aprendo gli occhi, ok, aprendo gli occhi, intravedo questa sagoma, ok? Una sagoma, però era proprio girata dietro alle spalle. Allora io cosa dico, no?
Cosa penso? Perché ovviamente penso e dopo dico. Allora ho pensato che è stata una donna, no? Che era coricata sopra di me. E ovviamente stava dormendo questa e non riuscivo proprio a tirarmi su. Ecco, io la vedo così. Poi ci sono altri che raccontano diversamente, però è sempre lì la fionda, ecco. E sempre si parla di queste cose qua. Allora, in collaborazione con Devin Hinton all'Università di Howard, lo scienziato ha condotto una ricerca su questo fenomeno in diversi paesi, tra cui l'Egitto, la Danimarca e gli Stati Uniti d'America e più di recente in Italia, ok? Parliamo in Italia, insieme a colleghi dell'Università di Padova. Bene, e voi che cosa ne pensate? Cos'è un sogno, delle cose vostre, di sensazioni strane, allucinazioni. Allora, secondo mio caso, dato che faccio questo lavoro ormai da molti annetti, sono 40 anni oramai che mi incimento in questi misteri, in questi racconti belli, particolari, mi affascinano, mi attirano. Ecco, che cosa pensate di queste allucinazioni del sonno, no? Di ombre, di mostri, di spiriti? Come li vedete? Io li vedo a spiriti perché sono loro, praticamente, sono loro che cercano sempre, sempre di comunicare. E andiamo avanti. Allora, ma perché, adesso vi dico, no? Ma perché la gente vede i fantasmi? Punto di domanda. Allora, secondo il mio parere, la gente vede i fantasmi perché ovviamente è più sensibile, no? Essendo sensibile, ha più la percezione in più di sentire cose che altre persone non sensibili riescono appunto a vedere e sentire, oppure anche spiritualmente uditivo, quelli che sentono ma non vedono, o quelli che percepiscono a pelle ma non sentono, capito? Una cosa del genere qua. Allora, io, detto che si parla di allucinazioni, di fenomeni sul paranormale, io vi spiego come succede a me, ecco. Io quando sono a casa, adesso sono a casa, io in questo momento riesco a percepire un'entità molto familiare vicino a me, alla mia destra. E voi pensate, perché non si vede in telecamera? Non dipende da me, ma dipende da lei o da lui. E io non voglio farti vedere, adesso ti devi fare vedere. No, non funziona così. Quando vogliono, se fanno loro vedere. In qualsiasi modo, ok? Ho una farfalla, un gatto, un cane, anche un piccolo insetto, una cuccinella, queste cose qua. Racconto che io, l'anima di mio papà, buon'anima, che non c'è più. Sì, c'è spiritualmente, ma fisicamente non c'è più, però io lo vedo, lo sento, lo sogno anche e parlo con lui. E ovviamente l'ho vista come era dal vivo prima.
loro si fanno anche vedere come erano prima, dipende poi come si fanno vedere. Allora, dicevamo che le persone come mai sono sensibili? Questa cosa qua, questa dote, diciamo, no? Sì, è una dote che si sviluppa all'età di tenera età, l'età già da piccoli, no? Dai 3 anni in su. C'è chi smette proprio, magari ai 12 anni, 13 anni non vede più, capito? Allora può darsi che sono angeli custodi che lo seguono fino all'età, no, adulta. Ci sono certi che sviluppano questa dote e continuano il suo percorso spirituale. Ecco, io da piccola, all'età di 3 anni in su, fino adesso, sto continuando il mio percorso spirituale, perché io penso, no, perché è così, io penso che qualcuno, ok, un destino, no? Ognuno ha un destino suo debba continuare con questo percorso spirituale. Quindi, fin da piccola ho sempre visto cose che altri non vedevano e quindi ho continuato il mio percorso spirituale, perché è questo è il mio percorso spirituale, la magia, l'esoterismo, l'occultismo, il paranormale, i fantasmi, gli spiriti, i poltergeist, tutto quello che c'è sul mistero. Ecco, io sono questo puntino dentro al paranormale, a tutto il mistero, la magia che c'è in questo mondo. Scusate. Green, tutto bene? Fai bravo, dai che sto registrando, stiamo registrando, stiamo in diretta e stiamo registrando un video, ok? Ogni tanto si fa vedere e quindi non lasciamo parlare perché i pappagallini devono parlare. Allora, ma perché la gente vede i fantasmi durante la paralisi del sonno? Allora, la gente quando è sul dormibeglia è normale che sei staccato, sei staccato tra due mondi, no? Il mondo fisico che siamo noi e il mondo parallelo che sono loro. Noi siamo qua e loro sono qua, ok? È normale che c'è questo filo diretto sensibile, perché durante il sonno, durante il REM si chiama, sei più collegato nel mondo spirituale. È un attimo a vederlo, non è che lo vedi, lì ci parli, lo vedi come è una, proprio apri gli occhi, vedi questa persona e poi dopo chiudi gli occhi pensando che stai sognando. No, non state sognando. Allora, la scienza sta ancora cercando di capirlo. Risponde Jalan insieme al neuroscienziato, questi scienziati qua particolari, Vila e Janur, scusate sempre la parlantina inglese, ma l'inglese lo ribadisco, non è che lo so tanto, ma mi faccio capire. Durante la paralisi del sonno si verifichi un'alterazione in una parte del cervello. Allora, spieghiamo qua, mettiamo il punto di domanda. Allora, dato che io studio il paranormale, gli scienziati, ok, pensano al loro modo, io invece penso tutto a un altro modo, appunto, poi chi ci vuole credere ci crede, chi non ci vuole credere non ci crede, è libero di credere e credere quel che si vuole. Allora, loro dicono un'alterazione di una parte del cervello, ok?
Allora, prima di tutto, io vedo tante cose, ok? Adesso tra poco siamo anche a feste, ok? Proprio particolare su questo tema qua. Io, ok, dormo, vedo, ok, non posso, no? Vedo, non so, una farfalla che mi parla. No, è stato un sogno. Ok. Il sogno, ok, te lo puoi ricordare, no? Poi parliamo anche dei sogni. Te lo puoi ricordare come non te lo puoi ricordare, ok? Perché non te lo ricordi il sogno? Non sei tu a ricordare il sogno. Se vogliono, da lassù te lo fanno ricordare. Se non vogliono, non ti fanno ricordare, perché ti avranno detto qualcosa che tu non devi dire. Oppure hai visto delle cose, perché mentre sogniamo noi andiamo, camminiamo nell'universo, no? Anche nell'astrale, oppure andiamo direttamente su. Loro dicono che nella parte del cervello si manifesti questo chip, queste scosse, un po', secondo me, la mia teoria, no, comunque. Detta disturbo è una proiezione allucinata della propria immagine. Ok. Se tutti dicono, oh, io ho visto un fantasma, no? Poi arriva una persona, ho visto anch'io un fantasma. Poi arriva un'altra persona, anch'io ho visto un fantasma. Ok, uno su mille. Cosa c'è, mamma? Cosa c'è, amore? Vola, vieni qua. Scusate. Uno su mille vede, no? Io vedo un fantasma, no? E tutti non lo vedono. Allora, tutti dobbiamo essere pazzi, no? A questo disturbo che dicono i scienziati, no? Del cervello. Tutti siamo pazzi. Io sono pazza, gli altri ghost hunter sono pazzi. Senza offesa, infatti sto raccontando come cos'è la scienza e cos'è, no? Paranormale. Allora, pure il grande Alan Gatmon, come si dice, scusate, oddio, perdonami, no? Vede cose, vedeva, ahimè, l'hanno ammazzato, e è un pazzo. Oppure anche Daniele Bossari, che crede affermamente negli UFI, nel paranormale. Daniele Bossari sta facendo un programma ogni mercoledì su D-Max. Anche lui è un pazzo. C'ha il cervello, cosa hanno detto? La parte superiore centrale del cervello, non funziona. No. Questi sono gli scienziati, perché cosa succede? Se tutti, no? Credono nel paranormale, gli scienziati non lavorano più. Oppure, no, la cura, adesso mettiamo questo discorso, la cura di un male incurabile, dicono, no? È incurabile. Malattie come carcinoma, queste cose qua, sono incurabili. No, c'è la cura, no? La cura c'è, o paghi o ciao. Però cosa hanno inventato gli scienziati? Gli scienziati hanno inventato, no? Hanno inventato la chemioterapia, no? Se nessuno va nella chemioterapia, vanno direttamente a prendersi il siero per queste malattie importanti, no?
E poi non c'è più, non guadagnano più soldi. È la stessa cosa degli scienziati, no? Io ho visto un fantasma e lo psicologo fa: no, non è vero, è frutto della tua immaginazione. Ma di che? Ma di che? Aprite gli occhi. Comunque andiamo avanti. Detta disturbo di è una proiezione allucinata addirittura dalla propria immagine corporea. Durante la paralisi del sonno,